Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di HP Bikers. Oggi siamo tornati qua in sala alla Duke 125 2017 per fare un altro motovlog. E principalmente ragazzi faccio questo motovlog sperando che non inizi a piovere, perché le nuvole non promettono molto bene, se devo essere sincero. Però speriamo in bene, visto che comunque mi servono solo questi 10 minutini circa nel mentre che vado a casa da lavorare per fare due chiacchiere con voi principalmente. E se non ci fosse stata la macchina davanti mi sarei divertito molto di più. Però vabbè, è così, quindi ce la teniamo così. E ragazzi, sono qua per dirvi oggi e per raccontarvi che cosa ci è successo a noi di HP Bikers, principalmente a me e alla Vale, l'8 e il 9 luglio, o il 7 e l'8 luglio, non mi ricordo, comunque il sabato e la domenica, che dovrebbero essere credo l'8 e il 9, ma non ne sono così sicuro, comunque guarda sul calendario, quel weekend lì comunque, grazie alla challenge che ha fatto Premier all'EICMA del 2017, saremo e potremo partecipare alla Superbike di Misano. Cioè potremo partecipare nel senso che vado a guidare io, chiaramente, magari un cazzo, perché forse meglio se lascio. Che cazzo sta facendo questo? Questo ha frenato a caso in mezzo alla strada perché gli andava proprio. Beh, non c'è male, andiamo così, stiamo un attimino lontano, questo perché mi preoccupa non poco. E niente, sarà un motovlog un po' lento questo, mi sa, penso che non giungeremo mai a destinazione se questo non si cava dalle palle. Ecco, c'è anche il trattore ragazzi, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Se mi faccio di qua, facciamo passare Gino l'amico qua col trattore, un po' di off-road, via. Abbiamo superato anche la macchina, ottima mossa Carletto. Comunque ragazzi, grazie appunto alla challenge che aveva lanciato Premier all'EICMA di 2017, io e la Vale parteciperemo alla Superbike a Misano l'8 e il 9 luglio, direi, o il 7 e l'8 luglio, adesso non mi ricordo bene la data. Sarà sicuramente una figata pazzesca, perché ci faranno entrare dentro ai paddock molto probabilmente, e sono veramente curioso ragazzi di scuriosare dentro tutta la struttura. Aspettate un attimo che mi devo grattare, molto bene, e deve essere un weekend veramente spettacolare. Probabilmente noi saremo là secondo me arriveremo per pranzo o il sabato circa, magari un po' prima. E volevamo andare giù in moto, però alla fine risulta un po' lunghina la cosa. Infatti c'è da casa mia, che è comunque il paese più vicino, sono 200 e passa chilometri di strada normale, ma il problema più grosso è che abbiamo pensato, cazzo, dobbiamo farci 200 km in moto. Io tra l'altro non posso fare autostrada, quindi dovremmo fare tutte le stradine del cazzo, passare per Bologna, che c'è il traffico della Madonna, sono circa 4 ore di moto, in più dopo dovremmo farci tutta la giornata là, anzi due giornate là, e ci spacchiamo veramente le gambe. Quindi abbiamo detto andiamo giù in macchina barra treno, e che almeno forse ce la godiamo anche un po' di più. Sta discesa, tira ragazzi, tira a manetta. Da quel che so dovrebbero essere presenti anche Lorenzo Scovazzo e, aspettiamo che diamo la precedenza qui magari, e Alberto Fiori, sempre dentro i paddock della Superbike. Quindi magari
vedremo se riusciremo a fare dei, magari dei vlog insieme anche a loro, o magari farci qualcosa insieme. Comunque, se riusciremo, chiaramente vedrete tutto sul canale. Saranno 2 giorni di video intensivi, perché io e tra me e la Vale saremo sempre lì dietro a fare dei video, quindi sicuramente vedrete praticamente tutto quello che faremo, quindi rimanete sintonizzati sul canale che vedrete chiaramente tutto il weekend. Altra cosa, ragazzi, sono qua per dirvi, come vi avevo anticipato nel vlog del raduno, molto probabilmente questo sarà l'ultimo motovlog che farò in sella al Duke 125 2017 con lo scarico originale, perché finalmente l'ho ordinato. Mi deve arrivare anche grazie a un piccolo sponsor. E fatemi sapere con un commento se indovinate qual è lo sponsor. Vi dico solo un piccolo spoiler, che questo sponsor l'avete già visto sul canale, quindi magari avete già anche indovinato quale sarà il mio scarico, il mio futuro scarico. Vado un po' piano perché secondo me il microfono dopo un po' distorce, visto che non devo andare ai 2000 all'ora in questo motovlog. Veramente, ragazzi, non vedo l'ora che mi arrivi sto benedetto scarico, perché voglio che sta moto cambi il sound e di avere finalmente sotto il culo dopo qualcosa che assomiglia al rumore di una moto di una cilindrata un po' più grossa, anche se in realtà ho sentito il rumore che fa togliendo il silenziatore originale, cioè proprio solo direttamente il collettore senza silenziatore, e fa un sound, ragazzi, pare che fa un macello, ma un macello di quelli atomici, però è bellissimo, ragazzi. Se avete un Duke 125 e non l'avete mai fatto, dovete per forza farlo, perché dovete sentirlo almeno una volta. Comunque, ragazzi, niente, io ormai sono arrivato a casa, stiamo facendo tutti i viali, tutti i sensi unici possibili, immaginabili della mia città, e sono ormai arrivato a casa. Quello che dovevo dirvi ve l'ho detto, quindi niente, fatemi sapere con un commento se siete interessati alla Superbike di Misano di luglio, se volete dei vlog miei della Vale. Fatemi sapere anche se siete curiosi del mio nuovo acquisto per la moto, ovvero il mio scarichino nuovo, che non vedo l'ora di avercelo tra le mani. Chiaramente vi spoilererò su Instagram tutto quanto, quindi magari quando vedete questo video avete già magari avuto un'idea di quello che potrei montare sul Duke. Devo prendere un fantastico paio di guanti nuovi, perché come vedete sono un attimino bucati, ma pesantemente bucati. Intanto c'è la scuola guida davanti. Scommetto che adesso si ferma. Ci scommetto quello che vuoi. Niente, ragazzi, fortunatamente non è ancora iniziato a piovere, anche se le nuvole non promettono nulla di buono. Io con questo vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo prossimamente qua sul canale di HP Bikers. Ragazzi, ciao!